Come si fa a capire quando uno è stoico e quando uno è epicureo? È una cosa semplicissima. Gli stoici amano i grandi obiettivi posti al di là della vita e per questi obiettivi loro sono disposti a morire. Noi non siamo disposti a morire. I cristiani sono stoici. Eh sì, perché i cristiani che cosa vogliono? Vogliono la felicità eterna. E come dicono i cristiani? Siamo nati per soffrire. Noi non vogliamo soffrire. I marxisti sono stoici perché vogliono la giustizia per tutti e per questa giustizia sono disposti a sopportare la dittatura del proletariato e la rivoluzione, che dette tra di noi sono cose scomodissime. Cazzani che è stoico, si alza alle 6:30 la mattina perché vuol diventare direttore generale dell'Alfa Romeo. Noi no, noi siamo epicurei. Noi ci accontentiamo di poco, purché questo poco ci venga dato al più presto possibile. D'altra parte, perché sacrificarsi per i vostri? Che cosa hanno fatto questi vostri per noi? Allora dico, insieme al poeta Orazio, quam minimum credo la vostra. Bravi!